Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti sempre qui in diretta su Milano All News con Summer in the City, la nostra edizione estiva di Good Morning Milano dal cortile esterno dei nostri studi per parlare appunto di Milano e della città metropolitana. Quest'oggi andiamo appunto in città metropolitana, andiamo lungo il Naviglio pavese e arriviamo in quel di Binasco e ne parliamo niente proprio di meno che con il sindaco di Binasco, il non neoletto ma... Riconfermato sindaco di Minasco. Buongiorno sindaco, buongiorno Riccardo, benvenuto. Appunto, come dicevo, riconfermato da poco. Buongiorno a tutti i vostri, come si dice su Facebook? Web spettatori. Web spettatori, oh, sì, come male, verrebbe ovviamente. da dire telespettatori. Eh, sì, è recentemente riconfermato, direi. Quindi, l'11 giugno è iniziata ufficialmente una nuova avventura, un nuovo percorso che poi di fatto. È la continuazione dei cinque anni già trascorsi, appena, appena ultimati, inizia il secondo mandato, che è sempre quello più difficile, ma più divertente, dicono anche. Nel senso che è quello dove poi si possono fare più cose, spesso in volte si dice: ah, ma è quello per cui vedi la fine, per cui in ogni caso puoi, puoi sempre dire sai cos'è tanto. No, beh, in realtà credo sia quello più impegnativo perché se da un lato è vero che hai acquisito una serie di conoscenze, di esperienze, non sei proprio un neofita, dall'altro è un mandato colmo di responsabilità, perché sono eh, gli anni della riconferma e quindi anche gli anni in cui devi cercare di non deludere le aspettative di chi ha riposto fiducia. È un peso che sento molto forte. Del... Oh, Milano News è seguita in tutta la uh, città metropolitana. Cerchiamo quindi di localizzare, facciamo la geolocalizzazione di Binasco. Di cosa stiamo parlando? Di che comune è e che tipo di comune è. Beh, Binasco si trova nell'area del sud ovest milanese. Sulla, sulla direttrice tra Milano e Pavia. È esattamente il punto di mezzo. Storicamente il punto di mezzo tra Milano e Pavia, quindi un po' eh, rappresenta la porta: la porta per cui da una parte si va verso la grande metropoli e dall'altra si va verso Pavia. L'oltrepo. E quindi su questa tratta, proprio a metà del naviglio Pavese, sorge storicamente Binasco o come mi piace dire anche quando scherzo con gli amici con i colleghi milanesi è a pochi minuti dalle spiagge <ride> nel senso che è anche una delle primissime uscite sulla sette quindi tecnicamente, teoricamente tutti i milanesi la conoscono sulla strada lungo il mare diciamo. esattamente esattamente. È già, è già un po' verso la vacanza o verso il weekend sai, è una città infatti, che fa sognare diciamo. <ride> Attiva, <ride> quindi, adesso... quando arriviamo comincio a sognare le Passiamo... non <ride> vorrei che passassimo per degli invasati <ride> però insomma sì no eh... Però diciamo appunto è una città a metà strada tra Milano e Pavia. Uh, questo essere appunto in questo punto strategico storicamente per la città uh, in questi anni che cosa significa per voi? Ma per chi vive Binasco ha una doppia valenza, nel senso che da una parte hai l'immancabile punto di riferimento della Grande Milano e quindi insomma è inutile che io stia a spiegare eh, quali siano i vantaggi di, di, di avere... Così facile accesso al capoluogo. Dall'altra è l'alternativa, cioè Pavia, la città d'arte, la città della cultura, la città adatta per studiare, la città universitaria, la città di provincia tipica italiana. No? Quindi essere un po' nel mezzo molto spesso come grande vantaggio è quello di poter scegliere banalmente anche cosa fare il sabato sera. Eh, di fatto, poi, insomma, eh, ci sono anche evidentemente dei gap da colmare, uno su tutti è quello dei trasporti che non sempre ci soddisfano pienamente. È un problema per la vostra città? È un problema. Un città o paese, a proposito, come lo paese, posso chiamare? Paese, 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 ok. Paese, siamo 7200 abitanti, quindi la definizione giusta è quella. Il problema dei trasporti è un problema un po' Generale, insomma, di tutta l'area metropolitana, perché siamo in un momento di grande sofferenza. Siamo in un momento in cui eh, dall'alto arrivano sempre più drastici tagli. Quindi ridimensionamenti. È evidente che eh, Milano resta il punto di riferimento per tantissimi lavoratori, tantissimi pendolari, ma anche per molti studenti. Quindi. Eh, il fatto che ci sia una capillare e forte rete di trasporti è, è indispensabile per permettere a queste persone di fare il loro lavoro, ma vorrei dire anche per permettere alla Grande Milano di eh, vivere tutti i giorni, perché non dimentichiamoci che gli uffici, i negozi, i ristoranti di Milano sono eh, popolati da coloro che ogni giorno... Eh, Appunto, pendolano dall'esterno verso il capoluogo? So. Abbiamo citato città metropolitana già almeno una decina di volte, sì. e siamo forse al terzo minuto di intervista. Uh, quindi la domanda viene di conseguenza: com'è il rapporto per una città? Eh, come per un paese come Binasco, che appunto non è di prima fascia, è in posizione comunque strategica sulla viabilità, sulla strada appunto per Pavia e per tutta una zona importante del sud-ovest milanese. Eh, qual è il rapporto tra Binasco e la città metropolitana? E che cosa eh, c'è da. Allora, se per città metropolitana intendiamo l'ente, cioè eh, quello che è stato recentemente costituito, i rapporti sono evidentemente eh, ottimi perché poi città metropolitana è fatta... Dai sindaci del territorio, per cui eh, è evidente che eh, le occasioni di dialogo, di confronto sono assolutamente migliorati perché Città metropolitana è portatrice delle istanze del territorio stesso. Siamo, ci sentiamo veramente un tutt'uno. E' mh, è anche vero che, però, questo ente è nato povero tra virgolette e nel senso che evidentemente per far fronte alle responsabilità che sono rimaste in capo all'ente città metropolitana servirebbe una dotazione economica di notevole impatto che alla luce dei fatti si sta dimostrando oggi come oggi insufficiente tant'è che città metropolitana di Milano ha fortissime difficoltà in questo momento nel chiudere il il proprio bilancio e questa è cronaca di questi giorni. Per cui è un ente dove sicuramente c'è grande partecipazione da parte di tutti i sindaci, da parte dei consiglieri delegati stessi della città metropolitana, che sono poi espressione uh -huh. dei sindaci, però eh, la buona volontà, la collaborazione, la forza del lavoro, se non hai poi le risorse, uh -huh. <ride> eh, non bastano purtroppo. Che cosa è stato sbagliato nell'impianto no, di metropolitana? Che cosa si poteva fare meglio secondo Ma me? Io, io, io credo che se tu lasci a un ente, lasci in capo delle responsabilità, delle funzioni, penso al mondo di tutta l'edilizia scolastica, penso alla viabilità, le, la manutenzione delle strade, eh, solo per citarne due importanti, eh, non puoi non prevedere un'adeguata copertura finanziaria, cioè non puoi scaricare sull'ente neonato eh, delle mancanze. Probabilmente pregresse o comunque dei problemi, dei difetti di sistema perché altrimenti l'ente nuovo, con tutto l'entusiasmo di questo mondo, però nasce eh, con grande difficoltà. E non per colpa loro, verrebbe che la si ritrova. Quello direi assolutamente, nel senso che male, la situazione contabile volte, è sotto eh. gli occhi di tutti, e non è certo stata sviluppata eh, da chi oggi si trova a gestire città metropolitane. Insomma, conti alla mano, è facile vederlo. Mi nasco per 7200 abitanti, un piccolo eh, comune in una zona però importante e strategica. Eh, Tant'è che insieme ad altri comuni avete deciso di unirvi eh, e fare quello che adesso, appunto, quelli bravi più di me chiamano marketing territoriale, cioè eh, promuovere una territorialità che ha quindi delle affinità di questi otto comuni che sono appunto tutti sull'asse del, del Naviglio Pavese. Anche a scopo diciamo. Turistico, passaggio all'interno. Ovviamente non penso che vi aspettate gente che passi una settimana di vacanza eh, ad agosto a Binasco, Non Credo allora, che sia una questo. settimana no, però, tra però, quattro giorni potremmo riempire: l'idea di fare appunto una, di, di quell'area un'area attrattiva la volontà, anche per i turisti. Sì, la volontà è quella di valorizzare fortemente l'asse del naviglio Pavese. A, a Milano eh, sentiamo spesso parlare di Martesana, di Naviglio Grande, che sono un po' da anni affermati anche come frequentazione turistica. Eh, di Naviglio Pavese si sentiva parlare un po' meno, abbiamo voluto sviluppare questa necessità mettendo insieme i comuni che vanno da Zibido a Borgarello, quindi sia sulla provincia di Milano che sulla provincia di Pavia, eh, comuni che eh, hanno voluto denominarsi i borghi del Naviglio Pavese proprio per dare un'evocazione anche eh, di carattere turistico. Io credo che abbiamo delle grandi dei grandi elementi di attrattività, a parte la ciclabile stessa che da Milano, eh, dalla Darsena, arriva direttamente... Sì, da Porta Genova in bicicletta? Eh, esatto. no, tecnicamente proprio dalla Darsena parte in bicicletta e lungo il Naviglio Pavese arrivi in bicicletta a, a Pavia. Sì, eh, la parte milanese non è esclusivamente ciclabile, diciamo che via Alzai Naviglio Grande, per intenderci, sì, che conosce sì. la zona. Eh, è protetta più o meno, nel senso ci sono anche del, delle auto, non è un traffico importante, però poi, dopo, a un certo punto eh, diventa assolutamente esclusivamente ciclabile. Sicuramente lo è da Zibido a Pavia. Eh, per cui i nostri borghi innanzitutto puntano su questa che è una bellissima gita fuori porta anche per il milanese o per il pavese. Eh, tra le varie eccellenze eh, abbiamo tantissima offerta dal punto di vista enogastronomico, quindi dal ristorante più sofisticato fino all'agriturismo, abbiamo evidentemente un'importante produzione agricola in loco, abbiamo poi degli elementi di grande attrazione storico-culturale, Castello di Vinasco, e un monumento su tutti ma che ha valenza nazionale o mondiale che è la Certosa di Pavia, poi la città di Pavia stessa, abbiamo due importanti musei, uno è il Museo del Gusto a Zivido San Giacomo e l'altro è il MUMAC, Museo della Macchina del Caffè del gruppo Cimbali Faiama Binasco, poco distante anche ci mettiamo un museo cartel ecco, come infatti, insomma, un poi polo del analizzando design analizzando un attimino la zona si scopre appunto partendo proprio dal museo della macchina del caffè che in realtà è un museo davvero interessante perché Cimbali è appunto sul territorio di Binasco si va a scoprire che in realtà ci sono delle altre realtà che ruotano tutto intorno al mondo del design Quasi da far diventare un micro distretto del design questa piccola zona, giusto? Certo, beh, a 50 metri in linea d'aria dal MUMAC c'è appunto Cartel col Museo Cartel che va detto in territorio di Noviglia, un comune vicino a amico. Eh, in passato c'erano state delle altre grandi eccellenze ancora attive a livello imprenditoriale, Robots per esempio che ha sviluppato progetti di arredamento comunari, eh, Italora che ha sviluppato contaminuti di design che sono tuttora esposti nei più importanti musei del mondo, quindi è sicuramente una zona che ha eh, anche sotto questo aspetto delle, delle peculiarità. Peraltro siamo in zona sud-ovest, quindi anche abbastanza vicini al distretto di via Tortona. Sarebbe stato fuori salone un po' più di Ma già, già ne abbiamo di fuori ah, salone, ecco, perché infatti. appunto Mumac stessa organizza in prossimità del, del salone del, degli eventi, la stessa cartel. Sono... Ah, beh, da dire che Anzi, proprio questa è eh, fondamentale, proprio una creazione di città metropolitana, diciamo, non solo politica, ma anche proprio di sentore tra, cittadini, tra i cittadini, tra chi viene a Milano. Certo, l'area eh, metropolitana è un'area che va assolutamente vissuta nella sua integrità. Da tutti i cittadini, quando noi parliamo dell'asse del Naviglio Pavese eh, parliamo anche e soprattutto perché può essere un, un, uno spunto interessante per chi abita a Milano, per chi vive a Milano e ha voglia di eh, fare una passeggiata, una gita in bicicletta o in macchina verso. Come possiamo fare, però? Perché appunto Città Metropolitana ha questa grande utopia di creare una grande città, una grande Milano, no? che al momento sembra veramente un'utopia, un po' perché. Chi sta a Milano sente ancora questo confine comunale come proprio un muro che è quasi invalicabile. Di contro immagino anche i paesi invece che dicono no, però noi siamo questo paese, dobbiamo tenere la nostra identità. Come si può fare a trovare una giusta via di mezzo tra queste due situazioni? Ma non vorrei ripetermi, però io credo che alla base alla base di una fruibilità di questo tipo debba esserci una rete di trasporti che, che ti permette la mobilità. Dopodiché... Distanza, diciamo. Assolutamente. Dopodiché se è vero che da parte del cittadino milanese magari c'è anche una piccola punta di, di giusto snobismo verso la periferia, verso l'esterno, dall'altra parte, anche in questo caso torno a ripetermi, è vero che Milano vive ogni giorno grazie al contributo di milioni di pendolari che animano uffici, negozi, ristoranti, bar. Quindi è evidente che questa eh, sorta di costante contaminazione c'è, cioè, esiste e quindi viene vissuta pienamente tutti i giorni questa interazione. Allora rimaniamo a parlare di trasporti. Poi scusa, ah, sì, scusa. Eh, l'altra cosa è che è anche vero che però la rete... Non parlo solo del mio comune, ma di tantissimi altri del territorio. Ha ampliato notevolmente la propria offerta anche in ambito di intrattenimento culturale. Sempre di più sono i festival culturali che eh, si tengono alle porte di Milano, fuori, fuori dalla città. No? Mi viene da pensare a Bollate, eh, lo stesso jazz festival che facciamo a Vinasco, eh, cioè ci sono tantissime Anche spogliando banalmente il, il Vivi Milano, che è un po' un must per, per chi non sa eventi. cosa fare durante il weekend, gli eventi e le occasioni proprio di eh, contatto sono, sono decisamente aumentate negli ultimi anni. Quindi credo che in molti volentieri vadano a assistere a un concerto eh, la sera, magari in una delle centinaia di feste della birra che sono sicuro in questo momento. Se guardiamo questo weekend, ci sono. Parliamo di pochissimi minuti da Milano. Esatto. Esatto. Uh, che però, magari a volte invece durante la settimana diventano invece Beh, ore chiaro. di eh, distanza. Eh, Milano, il fuso orario no? milanese vi, vive un po' sulla tangenziale, no? cioè è flessibile. Il nostro puoi metterci due o tre ore. Prima, prima, prima parlavamo fuori. Diciamo, eh, il problema grosso è che con i trasporti, voi ad esempio, non avete una rete ferroviaria, quindi stiamo parlando tutto di gomma. Certo. Eh, tantissime le cose, cioè 350 corse al giorno che toccano la nostra stazione. Sì. E non esclusivamente di... dai no, no, per no, no. Milano, anche con Pavia e i comuni lì. Okay. Quindi comunque ben connessa, ma non abbastanza verrebbe da dire. Più che altro siamo sempre in allarme okay? perché eh, con questi tagli che, che, che periodicamente si paventano, a volte si concretizzano, altre, altre riusciamo a respingerli. Noi sappiamo che siamo in una situazione al limite: cioè, la mattina le nostre corse, soprattutto nelle ore di punta, è chiaro che nella morbida il problema lo avverti meno. Nelle ore di punta, noi sappiamo che le corse degli studenti e quelle dei lavoratori sono eh, prese da, letteralmente d'assalto. però questo è un problema. Diffuso che leggiamo anche non per più da chi pensare, ha appunto, invece, su, la ferrovia, diciamo. Abbiamo no? pensare di più sulla paura invece, sulla, sul timore magari di avere questo servizio e non averlo più eh, è quello, il prossimo cioè, anno. Secondo dopo. me, ecco, siamo a un punto di mh, discreto servizio in questo momento che però non può permettersi di fare dei passi indietro, soprattutto se non vogliamo, come è giusto che sia e come il capoluogo da tempo ormai ci dice. Portare le macchine verso il centro perché non possiamo essere schizofrenici, cioè, da una parte, non possiamo dire ai pendolari di lasciare a casa la macchina, ma dall'altra, non possiamo neanche accanirci contro i pendolari tra strisce blu che arrivano ormai fino all'orlo di casa, eh, assenza di parcheggi di interscambio fatti in un certo modo e, soprattutto, la cosa grave, riduzione dei mezzi. Quindi, io sono assolutamente favorevole a lasciare a casa la macchina, ma se ho l'alternativa, altrimenti, ripeto, stiamo. Stiamo sulla schizofrenia perché, da una parte, diciamo lasciamo a casa la macchina e dall'altra tagliamo i trasporti. Il, il rischio sarà di dover ritornare a usare il naviglio per tornare a Milano. Cioè, il rischio sì, è quello c'è qualche <ride> problema dovuto alle chiuse, alle conche da risistemare, ma uh, è, è un'alternativa che stanno valutando seriamente. No? Sa sappiamo che ci sono due importanti progetti: uno la ciclovia La Vento, no? che da Venezia eh, porterà a Torino. E il passaggio per Binasco è il peduncolo essenziale che collegherà Milano alla Vento, e idendicasi per il progetto di navigabilità, sempre da Venezia a Torino, con il passaggio fondamentale di collegamento al nostro capoluogo, che è il Naviglio Pavese. Quindi, quella che viene oggi detta, un po' come una, una battuta, battuta potrebbe, potrebbe essere un progetto. Magari, potrebbe... insomma con tempi, non proprio da pendolare. Perché... No, Permettersi di andare lentamente verso la città. Sulle chiatte, come una volta. Una soluzione. Uh, una delle problematiche, in realtà, uh, di questo periodo, che a me insomma, viene sempre un po' difficile chiamare problematica, è quello della uh, distribuzione dei migranti che stanno arrivando a Milano in questo periodo. Soprattutto di quelli che superano la prima fase dell'accoglienza, che quindi vengono a cui viene riconosciuto la possibilità di chiedere lo status di uh, rifugiato politico, di profugo. Uh, si sa qualche mese fa, finalmente, la uh, questura insieme alla città metropolitana ha deciso un protocollo con la divisione uh, sulle città della città metropolitana, sul comune della città metropolitana, di un numero di uh, profughi pro capite diciamo, per, per comune. Binasco ha firmato questo protocollo? Sì, sì Binasco lo ha firmato. Lo ha firmato, devo dire, tra i pochi, con grande, sì, ma con grande senso di responsabilità e di coerenza. Perché sarebbe stato, rimandarlo dopo le elezioni non sarebbe stato trasparente nei confronti dei nostri cittadini. Eh, mi piace anche pensare che questo in realtà eh, ci abbia aiutato. Nel, nel risultato poi che abbiamo ottenuto eh, perché Minasco è sempre stato un paese accogliente e responsabile perché appunto stiamo parlando di eh, quando cioè, secondo il protocollo quindi il famoso protocollo della SPRAR nel caso appunto se avverasse la SPRAR voi avrete sul territorio allora, massimo stiamo parlando innanzitutto di un protocollo che è nato per mettere delle regole okay. e questo è la la cosa fondamentale, cioè prima della firma del protocollo la prefettura interagendo con dei soggetti privati poteva indipendentemente dal fatto che il sindaco ne fosse o meno a conoscenza collocare sul territorio del comune X eh, richiedenti e asilo. Diciamo tutto quel posto che avete, perché mi ricordo mi diceva che avete ad esempio, tantissimi alberghi. Sì, quindi, insomma, rischio deve esserci la, la disponibilità potera. evidentemente dell'albergatore, però diciamo... È un rapporto che si regolava e si regola sul mercato privato. La prefettura okay. mette a bando dei posti, delle cooperative o dei soggetti comunque abilitati a farlo si assegnano i posti e poi vanno a ricercare sul mercato. Okay. Per cui, parlando così, per esempio per chi ci segue, se noi avessimo una struttura con 100 posti e eh, il soggetto privato che deve gestire questi 100, questi 100 posti trova un accordo con la struttura, tu dal. Senza nemmeno essere interessato, avresti avuto 100, sì. eh, 100 ospiti su, sul tuo territorio. Questo creando che cosa? È un, un problema nella gestione dell'integrazione proprio per, perché è non figlio di un progetto e, e non potendolo tu seguire in prima persona direttamente. Quindi il protocollo, secondo me, nasce innanzitutto come misura a tutela dei comuni. Cioè con il protocollo si è stabilito che, indipendentemente dalla di disponibilità di posti che è un comune possa avere, si mettono delle soglie limite per evitare casi che ci sono stati e ci sono tuttora di grandissime concentrazioni. Eh, per cui nella fattispecie per Binasco, nel caso di adesione a un progetto SPRAR, il protocollo stabilisce 10 eh, soggetti, 10 persone richiedenti ospiti. asilo, 10 ospiti, eh, che è una cifra assolutamente... In linea e sostenibile con le, le capacità, le possibilità di integrazione del nostro paese. Resta evidentemente il problema logistico. E, e questo lo si affronta innanzitutto indicando un bando SPRA, dopodiché, la prima fase diceva: Noi avete siamo, nel post, siamo nel post-elezioni, sicuramente andremo va. ad indire un bando SPRA con cui si individueranno eventuali soggetti interessati a rapportarsi con la prefettura per questo processo di accoglienza. Gli stessi soggetti poi dovranno andare a ricercare sul mercato eh, le capacità, le possibilità di alloggio, le no, capacità secondo il protocollo che avete. Esattamente, è e per esattamente, emergenza, esattamente. Per diciamo che poi che questa, questa azione che io reputo, ripeto, ma anche se fossi un, un sindaco che pregiudizievolmente si schierasse assolutamente contro l'accoglienza, cosa che nei fatti evidentemente non è ritengo che sarebbe stato comunque un passo in avanti, cioè anche chi non l'ha firmato, io direi per motivi ideologici, ideologici politici, politici sì. che poi è una politica che sappiamo non dei sindaci, ma è una politica alta che riguarda i rapporti dell'Italia con il resto forse del mondo. Sono poi quelli che anzi, hanno forse più responsabilità di questa certo, problematica. Assolutamente, quindi senza entrare, io credo che sia stato proprio un no pregiudiziale. Okay. In realtà eh, credo che sia un atto di buonsenso che qualsiasi sindaco... Eh, Uh, almeno quelli che l'hanno fatto l'hanno fatto proprio per uh, mettere delle regole Tant'è che poi il protocollo stabilisce espressamente che chi non ha firmato non è esente esempio. assolutamente dall'affrontare il problema. E io credo che i problemi, e questo è un grosso problema, vadano governati. Cioè, governati non, non si possa dire solo no, almeno noi non siamo quelli nella posizione in Debi, cui. Devi nasco dire un comune no. pronto, anche dal punto di vista della cittadinanza, ad accogliere. Io la... ripeto ho un'estrema considerazione, un'estrema fiducia de, dei miei concittadini visto che l'abbiamo proprio palesato anche in periodo elettorale, visto che i risultati ci hanno dato grandemente ragione, eh, ritengo di pensare che sì. Magari ritengo come... di pensare che il nostro tessuto, che è sempre stato contraddistinto da una storia di cooperativismo, solidarietà, eh, tantissime espressioni di associazionismo a tutti i livelli e tutti gli effetti, non, non posso neanche immaginare che non abbia la forza dieci, di integrare 10 persone, 10 ospiti su un territorio che già oggi eh, convive nel migliore dei modi con eh, circa 530 eh, cittadini non italiani. Senza ah, entrare ehm. adesso nel dettaglio. Per cui voglio dire di cosa stiamo parlando. Va bene, Sindaco, allora, siamo in chiusura. Io davvero la ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Le faccio i miei auguri per i prossimi quattro anni di lavoro 4 anni e 9 mesi circa saranno belli <ride> li contiamo belli, giorno per giorno belli lunghi ma intesi sicuramente con tanto da fare per, la, per il paese di Binasco e per tutta l'area mi ha capito che comunque collaborate anche molto tra comuni vicini tra sindaci quindi insomma un'interessante area da tenere sott'occhio mi viene da dire grazie a voi per l'ospitalità complimenti per l'iniziativa e per il vostro progetto che è un progetto giovane che si occupa di un'area vitale del nostro paese quindi veramente congratulazioni grazie mi fa, fa commuovere grazie. <ride> grazie mille uh, io ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito vi do appuntamento a domani con la nuova puntata di Summer in the City grazie ancora al sindaco di Milasco arrivederci alla prossima Isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, out of a imagination.